Si interrompe la striscia di vittorie consecutive qui a Castellani in una partita infuocata. Cos'è mancato stasera? Abbiamo fatto fatica in tantissimi fondamentali, è proprio il motivo per cui siamo cominciato male la gara, abbiamo fatto troppi errori, troppe leggerezze, troppe imprecisioni, abbiamo gestito male i momenti in più momenti proprio appunto della gara, quindi c'è rammarico, c'è rabbia e comunque insomma abbiamo comunque trovato davanti degli avversari che ci hanno contenuto bene, ci hanno messo in difficoltà e non ci hanno fatto respirare perché sono stati attaccati sempre la partita, quindi insomma non ce lo meritiamo, però oggi è andata così. Da dove si riparte? Ora c'è il big match contro Sora, la prossima partita, un motivo in più per cercare di dare il massimo contro la squadra di Soli. Sì, dobbiamo rifarci, dobbiamo riprendere un attimo la tranquillità in campo e non solo, quindi dobbiamo recuperare, adesso abbiamo 2 giorni in cui stacchiamo la spina e vediamo di cominciare l'anno come si deve, come vogliamo fare. Mister, la buttiamo sullo scherzo, prima o poi doveva capitare dopo 10 vittorie consecutive, oggi contro un'ottima Castellana, però alla Tonno Calipo è mancato qualcosa. Ah, siamo mancati. Se vogliamo buttarla sullo scherzo, per la legge dei grandi numeri era vicino il momento in cui dovevamo lasciare una partita e l'abbiamo fatta nel momento più sbagliato. Perché? Perché dopo una striscia lunga si può continuare, si deve continuare a ragionare da grande squadra, cosa che non abbiamo fatto. E quindi abbiamo pagato anche grazie ai meriti di Castellana, che ha giocato sicuramente una buona partita. Eravamo riusciti a rimetterle in piedi, il primo set abbiamo sbagliato troppo col servizio e ci ha un po' condizionato, la situazione anche di Pippo non era ottimale perché non è stato bene a 2 giorni dalla partita e quindi era un po' in difficoltà, l'ho cambiato, abbiamo rimesso in piedi la partita, abbiamo vinto il secondo, il terzo eravamo avanti e lì un po' bravura loro, un po' qualche decisione, un po' i nostri demeriti nel gestire tutte le situazioni di contrattacco che abbiamo fatto fatica. Ci è scappato lì il terzo set ai vantaggi e lì abbiamo perso la testa. E questa è la cosa che non posso perdonare a nessuno, nel senso non posso capire, siamo una squadra che non può perdere la testa per come siamo stati costruiti, come ci siamo costruiti e come abbiamo lavorato per tanto tempo.